Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Domani inizierà il weekend, ma soprattutto domani inizierà febbraio. Per me febbraio sostanzialmente significa due cose: San Valentino e Carnevale. Due feste bellissime, diverse tra loro, che amo festeggiare entrambe, ma purtroppo troppo vicine, perché quest'anno, se non sbaglio, Carnevale cadrà il 23 di febbraio, quindi veramente vicinissime. Quest'anno per San Valentino ho deciso di realizzare un semplicissimo progetto che vede come protagonista il riciclo di un vecchio jeans di mio marito e dei vecchi bottoni che avevo già da diverso tempo a casa. Ho deciso di creare con un telaio rotondo una tasca portoggetti. Oramai se ne vedono da diverse parti questi simpatici progetti, ma la particolarità sta nel fatto di essere riuscita ad incastrare all'interno del telaio sia la tasca posteriore che la tasca anteriore. Solitamente infatti in questi progetti la sola e unica protagonista è la tasca posteriore, anche perché vi sono molte parti spesse, soprattutto questa che è doppia perché appunto vi è la tasca anteriore, ma grazie ad un semplicissimo stratagemma che vedrete nel tutorial sono riuscita ad incastrare le parti desiderata del mio jeans. Inoltre il cuore di bottoni è un cuore in 3D, è stato cucito su un pezzo di stoffa a parte cercando di cucire tutti i bottoni tirando il filo il più possibile, creando appunto delle imbombature nella parte interessata e poi successivamente attaccato alla tasca. Ora vi lascio al tutorial, noi ci vediamo dopo perché ho ancora qualcosa da dirvi. Thank you.
che questo progetto molto semplice, ma che si può adattare in molte parti di casa, come fuori porta, per esempio lo vedrei benissimo in cucina, nello studio, in camera da letto, vi sia piaciuto. Se fosse così, regalatemi un pollice in su e controllate di esservi iscritti al canale. Nel mio canale parlo di sostenibilità, quindi zero waste, plastic free, autoproduzione e come oggi di riciclo creativo. Inoltre mi potete trovare anche su Instagram come @ladylaura2017. Mi raccomando, seguitemi anche lì, trovate tutti i riferimenti qui sotto nell'info box. Questo video finisce qui, io vi auguro di trascorrere una bellissima festa degli innamorati insieme al vostro lui o alla vostra lei, o in famiglia come faremo noi, la passeremo tutti e tre insieme. Credo che sia bello anche questo in un certo momento della vita. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!